Viene inaugurata oggi una cappella nel cuore dell'aeroporto, apparentemente quasi un ossimoro, un po' un controsenso. Nel caos dell'aeroporto, un luogo in cui regna il silenzio. Io voglio augurarmi che per chi passa, o che parte o che arriva, possa essere proprio un luogo di serenità per trovare un po' di pace, perché credo che l'aeroporto debba essere sempre di più un luogo dove convergono tanti fili di pace. Mi piace pensare anche in previsione del giubileo che ci sarà fra qualche anno, che l'aeroporto di questa città, che ha una vocazione unica, straordinaria, una vocazione di civiltà, di amore e di fede, possa essere un luogo dove si trova un po' di relax spirituale, cioè ci si può fermare per ascoltare una parola viva. Di qui passano anche tanti pellegrini, appunto anche grazie all'opera romana Pellegrinaggi. Cosa significa allora una cappella all'interno di un aeroporto, che già ha una parrocchia, tra le altre cose, che è un unicum al mondo? Sì, il fatto che questo aeroporto abbia una parrocchia è un segno un po' straordinario ed è l'attenzione dell'aeroporto del Papa, potremmo dire, perché il Papa usa questo aeroporto quando viaggia e sappiamo che il Papa da decenni è un Papa che viaggia perché è un Papa apostolo fra le genti e quindi l'aeroporto ha un significato anche unico nel suo insieme, ecco perché c'è una parrocchia che non è tanto una parrocchia di popolo, ma una parrocchia aperta alle genti, aperta a chi arriva. La parrocchia poi ha questa piccola emanazione all'interno dello scalo aeroportuale proprio per chi viaggia e non esce dall'edificio dello scalo aeroportuale che è diventato sempre più bello, sempre più grande e va detto che veramente stanno facendo le autorità competenti un lavoro straordinario. Allora io credo che una cappella qui voglia dire, passando, ricordati che c'è la possibilità di ascoltare una voce dell'eternità, per l'eternità. Oggi viene anche rinnovato un protocollo importante, per il territorio e per le persone che vivono l'aeroporto. Sì, c'è questo protocollo che viene rinnovato e direi implementato se è possibile per far sì che la presenza della comunità cristiana, che è la comunità di questa diocesi antichissima, che ha proprio in Fiumicino la sua radice storica, possa essere sempre più una presenza di accoglienza anche per chi non riesce a trovare la propria collocazione, direi la propria realizzazione di vita e quindi fa dell'aeroporto, come di tanti altri luoghi di passaggio, una sorta di casa. Ecco, che ci sia invece una casa dignitosa per chi ha bisogno e per chi magari sta cercando di tornare nel proprio paese o sta cercando ospitalità qui da noi, perché ci sia un tempo in cui si può veramente riposare lo spirito ed essere accolti e accompagnati con amore, con carità. Per l'aeroporto di Fiumicino oggi una festa, si inaugura una cappella e si rinnova un protocollo molto molto importante, soprattutto per chi lo abita davvero questo territorio dell'aeroporto. Una doppia festa in realtà, proprio perché apriamo la nuova cappella aeroportuale all'interno del Terminal 1, un luogo che noi, comunità dell'aeroporto, offriamo a tutti i passeggeri e a tutti i viaggiatori, per un momento di riflessione, per un'esperienza, religiosa, un'esperienza di fede, e di serenità. E assieme a questo anche rinnoviamo, è la terza volta, un percorso che è durato 6 anni, l'accordo con la Caritas diocesana per assistere le persone senza fissa dimora che si trovano in difficoltà all'interno dei nostri scali, i volontari di Caritas assieme a molti volontari dell'aeroporto, per accogliere, curare, accudire, queste persone che momentaneamente, si trovano senza affetti e senza un posto dove andare all'interno dei terminal e in tantissimi casi, queste persone sono riuscite anche a trovare, un ricongiungimento con i propri affetti e un'opportunità per tornare presso, i loro nuclei familiari di origine. Viene oggi rinnovato un protocollo importante tra la Caritas e ADR, un protocollo che aiuta a ridare umanità a chi qui in aeroporto trova una casa, vero? Sì, esatto.
Esatto, è un protocollo ormai che firmiamo da diversi anni e che prevede sostanzialmente la presenza di volontari in aeroporto che fanno quell'importante servizio di ascolto nei confronti delle persone che sono presenti, che sono ai margini. E poi, qualora loro siano disponibili, anche ad intraprendere un percorso di accoglienza e di fuoriuscita da una situazione di disagio. Quanto è importante un servizio come questo per un territorio come Fiumicino che occupa è molto esteso? Guardi, è molto, molto importante, così come lo sarebbe un po' in ogni contesto. E certo che la presenza qua di persone senza dimora era diventato un aspetto veramente a cui porre attenzione, e quindi questo è stato davvero un ottimo inizio, un'ottima intuizione che ci auguriamo possa anche dare, possa essere propositivo anche per qualche altra realtà, per qualche altra situazione. Con il Covid questo fenomeno è aumentato o diminuito? E secondo un po' quello che ci raccontano i volontari, il fenomeno inizialmente sembrava quasi essere diminuito, nel senso che molti sono rimpatriati, però poi di fatto siamo ritornati comunque a dei livelli importanti di presenze, perché il problema dell'assenza di casa, come immaginate, non è l'unico, no? Ci sono tanti altri fattori correlati, e quindi si fa un lavoro sempre più complesso, sempre più impegnativo, e che richiede le forze di tutti, una collaborazione più ampia possibile. Luce nuova per la nuova cappella dell'aeroporto di Fiumicino, un'esplosione di colori che rimandano alla simbologia cristiana. Sì, è proprio così. Io sono Massimiliano Ferragina, sono l'artista che ha avuto questo privilegio di realizzare la pittura parietale per la nuova cappella all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. L'opera, appunto, come dicevate, si chiama Luce Nuova, proprio perché l'obiettivo principale di tutto l'apparato decorativo è quello di fare in modo che i visitatori, i passeggeri che sostano in questo luogo possano essere invasi dalla luce, avere un'esperienza tutta nuova e bella di bellezza. Poi i colori sono anche simbolici, perché richiamano al mistero eucaristico, quindi richiamano il blu all'acqua del battesimo, il sangue appunto il rosso al sangue di Cristo, quindi al sacrificio eucaristico, e ovviamente il giallo alla dimensione divina, alla luce divina. Quindi c'è sia una ricerca teologica sacramentale, ma anche una ricerca espressiva e emozionale che possa abbracciare chiunque entri in questo luogo. Un abbraccio che si prolunga anche nella nicchia della Madonna, dove anche lì c'è un chiaro riferimento alla luce. Sì, sì. Allora, a parte la cappella è stata progettata luminosissima, spero che si potrà venire a visitarla quanto prima, perché le pareti bianchissime, l'impianto di illuminazione ben pensato, appunto raccordano insieme agli interventi decorativi, insieme alle pitture, proprio sul tema della luce. E la cappellina che si trova proprio all'ingresso, una nicchia in realtà dedicata alla Madonna di Loreto, la Madonna Pellegrina, è stata realizzata appunto come un cielo stellato. Quindi cosa c'è di più bello e luminoso di un cielo stellato, no? Che aiuta le persone a entrare nel mistero, ad essere affascinati dalla profondità dell'infinito mistero del cielo stellato, che poi è simbolicamente rappresenta l'infinita saggezza e sapienza divina. Un cielo stellato come si faceva nel Medioevo nelle antiche cattedrali, dove i soffitti venivano appunto decorati con cieli blu cobalto, lapislazzolo e tantissime stelle a 8 punte, in modo tale che il fedele, quando alzava gli occhi al cielo, potesse contemplare appunto un cielo vero, anche se era dipinto. Ecco, a noi piaceva l'idea di riproporre questo tema del cielo stellato proprio per far così suscitare la domanda, un interrogativo, e andare in profondità in una, speriamo, ricerca, meditazione interiore.